Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. E le sorelle per celebrare il momento di Santa Eucaristia, con l'ottavo giorno di Pasqua, in altis, anche si chiama la Domenica della Divina Misericordia. Riconosciamo con umiltà e fiducia i nostri peccati e la del Signore con il nostro desiderio. Confesso Dio di potenti e a voi. Grazie al Signore per il tuo amore, il suo volere.
amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti, la destra del Signore ha fatto prodezze. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci, in esso ed esultiamo. Di San Pietro Apostolo. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa del d'oro, destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco, torni a vostra gloria, gloria e onore, quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Parola di Dio. La sera di quel giorno, il primo della settimana,
giunti per timore dei giudei. Venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Giornata a tutti voi, anche alla cappella musicale di Nonantola, che sostiene, fa interpretare bene, coinvolge nella celebrazione di questa domenica a 8 giorni dalla Pasqua. Anche diversi nomi questa domenica, il più importante è Domenica in Albis, e io lo ripeto perché non vada persa questa immagine. Si tratta che i primi battezzati usavano da subito, quasi nelle prime comunità cristiane, portare un abito bianco qualche tempo e poi deporli quando ormai la celebrazione doveva diventare vita e non più solo un ricordo di un gesto del battesimo. Quindi Domenica in Albis risveglia un po', anche provoca la nostra spiritualità personale. Si tratta di tenere conto, di vivere il battesimo e di capire che noi siamo battezzati una volta per sempre, perché Dio è fedele e non ha bisogno di ripetere questo gesto. Invece ci sprigiona e anima sempre la nostra coerenza cristiana. Si chiama da qualche tempo anche Domenica della Divina Misericordia, e probabilmente pochi di voi sanno che il titolo esatto di questo santuario è Madonna della Grazia o delle Grazie
e della misericordia. Sta a dire questo, che la più grande grazia che noi abbiamo attraverso il sacrificio del Signore, il Vangelo, attraverso la nostra esperienza e la protezione di Maria, la più grande grazia che noi abbiamo è una misericordia perfetta, profonda, che sarà stabile per sempre, la misericordia di Dio. Che bello, abbiamo un Papa che questa visione, che peraltro era ed è della Chiesa, anche degli altri Papi, ma ama ripeterlo: non è che Dio non è buono, è che voi non ci credete che sia così buono, e non riuscite a credere che, per quanto fragili siate, magari anche peccaminosi, peccatori, Lui è misericordia. E noi celebriamo questa domenica questa ricchezza di pensiero, e ovviamente siamo in contemporanea con un evento che è davvero sorprendente: due papi santi, due papi che presiedono con altri sacerdoti e vescovi una riunione eucaristica veramente sorprendente. Ecco, noi dobbiamo essere partecipi di questa atmosfera che riguarda ciascuno di noi. Possiamo soffermarci brevemente soltanto sul Vangelo, anche se spiace, per esempio, nella prima lettura vedere come si muovevano i primi cristiani e come facevano parrocchie, chiamiamola così, come facevano cioè vita cristiana insieme. C'è un'espressione che è di una modernità permanente. Era gente che da subito frequentava in modo perseverante il Tempio. Vedete che nasce allora il nostro affetto per le chiese, per il Tempio, per l'Eucaristia, anche perfino quotidiana, ma sì, perseveranti nel Tempio, e a casa loro spezzavano il pane, cioè veramente la familiarità di due tavole, insomma, la tavola dell'altare, la tavola delle nostre case. Ma sì, è un augurio che io porto anche a nome vostro, che il Signore benedica questo nostro rapporto, soprattutto per le domeniche, ma stabilmente, perché in effetti noi qui ci alimentiamo attraverso l'Eucaristia, ascoltando il Signore, rinnovando i nostri impegni, passando attraverso un confessionale quando è opportuno. Noi impariamo in effetti a capire l'occhio bello di Dio sulla creazione. Qui c'è una esposizione di una Via Crucis che io chiamo Via Lucis, sia per il suo colore, sia per l'arte con cui è stata composta, un intarsio di una delicatezza unica, 4 anni di lavoro di una persona appassionata, che per attraverso sopra le cose mette l'occhio buono di Dio, che per tradizione è raffigurato in un triangolino con l'occhio che ritiene fermo alla sua simpatia. Dio continua ad essere simpatico e avere simpatia per tutti noi, e se là che calando dall'alto di quella croce si trova subito Maria, cioè la benedizione, il primo segno che noi abbiamo, così da un punto di vista anche di storia della nostra fede, è che Maria, una ragazzina di pochi anni, o comunque 17-18 anni, non importa questo, viene proprio, come dire, chiamata a dare segni con la sua maternità virginale, con tutta la sua vita, fin sotto la croce, poi nel cenacolo, ma dare segni appunto di una bontà di Dio che è infinita. Se ci fermiamo un attimo sul Vangelo, è quello di San Giovanni, anzi è l'ultimo capitolino del Vangelo secondo Giovanni, e per gustarlo un attimo insieme, poche cose possiamo dire, ma è bello soffermarsi, perché bisogna avere anche i testi, vederli, rivederli e quant'altro. Sta il fatto che è la giornata stessa dopo la passione del Signore e dopo la sua morte, dopo la sua sepoltura. C'è una donna in giro che va dicendo che c'è la tomba vuota. Si sprigiona una corsa. Il primo è Giovanni che corre, poi gli va dietro Pietro, poi Giovanni per delicatezza lo fa passare prima. Cosa gli resta? Niente, una tomba vuota, un sudario e qualche veste, tutto. Si torna intimoriti dentro il cenacolo. È lì dove appunto il Vangelo di oggi si inserisce. E c'è scritto che Gesù entra a porte chiuse, e viene sottolineato a indicare non tanto forme di fantasmi o che so io, questa è una
limite nostro nel capire, perché se si legge il Vangelo bene segna questo: guarda, è inutile che tu ti chiuda, perché io passerò da te, anche quando tu rischi di distruggere te stesso. E io entro anche se il mondo chiude le porte, e ci sarà sempre appunto una possibilità, sempre una strada che ti fa sentire che sei l'occhio buono di Dio sulla tua vita e che sei una vita da investire con grande serenità, con grande forza, con grande coraggio, con grande perseveranza, con la tua passione, perché tu sei il seguace della passione di Cristo. Con tutta la tua esperienza, la tua vita, primo il Padre, il prossimo tuo, unico mistero, unica veduta. E chiama, quindi queste porte chiuse sono sottolineate nel Vangelo di oggi, no? Per timore, c'è scritto. E un po' provoca anche noi, perché non è cristiano, non sono cristiani quanti aggrediscono il mondo. Non sono neanche quelli che lasciano in qualche misura perdere, che hanno paura, che si ritirano e che non godono di questa irruzione di un Dio che nella persona di Gesù con la forza del suo spirito viene e saluta. Guardate che in questo Vangelo per tre volte c'è scritta l'apparizione di Gesù, l'irruzione di Gesù nel cenacolo, e io dico, se per sempre è codificato, è come dire stabilito, la nostra fede è ferma su questo, e ogni volta che Gesù ci contatta la sua prima parola è pace a te, pace a voi, che vuol dire certissimamente remissione di peccati, ma vuol dire molto di più. E chissà, ascoltare i nostri ragazzi, i giovani anche, che hanno messo in circuito quel canto proprio in testo ebraico, Shalom, Shalom, che gli ebrei riescono ad avere meglio di noi questa evidenza, che il perdono, il saluto, la pace non è così una verniciata che mette in ordine la coscienza, ma è davvero un irrompere di tutta la vita di Cristo nella nostra esistenza, al punto che è Lui che l'aveva promessa fino in fondo, no? Ecco, quando ormai vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come il mondo può darla, ma perché sia una familiarità sia con Dio, sia fra voi che allora vi considerate fratelli, e soprattutto portando insieme la croce, che venite dietro di me, ecco, prendete la vostra croce con coraggio, supportatevi a vicenda, non sopportatevi, supportatevi, portate i pesi gli uni degli altri. Noi in questo Vangelo abbiamo la prima apparizione nel cenacolo da Gesù, dove sono chiusi anche quanti avevano spiato, erano arrivati Pietro e Giovanni, tornati là di corsa e per paura chiusi per là. Pace a voi. E come l'altra notazione decisiva per capire questo Vangelo, detto questo, soffiò su di loro. Avete presente il soffio del Dio creatore? Quando noi, come dire, indaghiamo sulle origini dell'umanità, troviamo la nostra fede nel libro della Genesi, prime pagine della Bibbia, prima tradizione fondante, Dio che crea, Dio che vuole uomini, donne, creature simili a sé, e quando si ritrova in mano le sue creature si riposa. Non perché è stanco di lavorare, si incanta, e quell'incanto è sempre vivo, è perenne, qualunque bruttezza noi possiamo avere. C'è un sacerdote popolano, così diceva, guardate che quando una mamma o un papà ricevono un bambino, non dicono oh che sporco, dicono adesso lo lavo, ma guarda che spettacolo. Cose di questo genere vibrano in questa domenica e si fanno appunto capire e comprendere che ogni irruzione di Gesù, che riesce ad arrivare con il suo spirito, è inutile che tu ti chiuda, è inutile, cerca di fare. Allora ecco la seconda parte del Vangelo: non c'era Tommaso quella sera stessa, e non c'era, non si sa perché, ma non importa questo. E invece di nuovo, allora c'è quell'insistenza di Giovanni, dico, di Tommaso, che sembra insomma configurarsi quasi come un non credente, uno che...
Padre e Onnipotente. Proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto i tanti giorni nei quali Cristo nostra Pasqua si è immolato. È lui il vero agnello che accoglie i peccati del mondo, è lui, morendo, ha vissuto la morte e risorgendo ha ridato nuova vita. Questo mistero della pienezza, della gioia di Pasqua, l'umanità è giunta in tutta la terra insieme con la Chiesa, con l'assemblea del Santo, 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 Dio della tua gloria. Thank you.
sceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, chiama Padre, nel rendimento di grazia, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua chiesa mai immolata per la nostra funzione. E noi ci nutriamo del corpo di sangue del tuo figlio, con la pienezza dello Spirito Santo, che diventiamo in Cristo, il solo corpo e il solo spirito. E ti faccio di noi il sacrificio più perenne e gradito, che possiamo ottenere meglio. La Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i Santi Apostoli, gloriosi martiri, i Santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, il Roma Padre Padre, si dice al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore della Chiesa, prima sulla terra. Prosegue il nostro Papa Francesco, il Papa nostro Francesco e Benedetto, i Vescovi, il Vescovo Roberto, il Vescovo di suo padre, il popolo di Guerra. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è diventata qui e la tua presenza, nel giorno in cui Cristo ha detto la morte di suo Vescovo, congiunge te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli o i dispersi. Accogli nel tuo regno, nel suo fratello di fronte, tutti giusti, in pace con te e nella sciarpa di questo mondo. Succedi anche a noi, di ritrovarci sempre, godere per sempre la tua gloria di Cristo, nostro Signore, verso il quale tu ti dona al mondo ogni fede. E Cristo, Cristo, e Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli. Secondo la tua volontà, tutti i regni nel secolo del secolo. Amen.
pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Thank you.
nostro Signore. Santo te, bello qualche volta tornarsi a casa anche andando a tanto. Le volte che sono preoccupazioni della casa, camminate ad altri. Senso che è la Pasqua, sì, siamo noi che dobbiamo farla con senso di responsabilità e fede. E fede forte è il Signore Gesù che continua a voler entrare nelle porte della mia aperta che è lui da parte nostra. E che borgo un pochino sentendo della salvazione che è nata in Piazza San Pietro, è proprio lì. Finiamoci perché è un sacro. Molto caro per il santuario e per quanti lo frequentano. Desidero anche ringraziare davanti a voi e la scuola cantora che è qui e poi anche tutti quanti si sono premurati a vedere come distinto sia qui in chiesa il santuario avuto splendida via Crucis o via Crucis che sarà contemplabile anche fino alla Pentecoste. Oggi invece la nostra chiesa è popolare, è nata proprio da l'istinto di voler esprimere in questi modi, con il titolo, voi capite che io sia oggi, l'ultimo giorno, che ringrazio gli animatori, i volontari, il museo è stato tornato a Milano, sono scorte anche le immagini molto belle che riparte che vedono sul significato di oggi. E che il Signore ci unisca con la protezione di noi santi. Signore sia con voi. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madonna di grazia e di misericordia, per tutti i nostri santi, e i santi di Papa, Giovanni XXIII, Giovanni Paolo II. Vi benedica e vi accompagni sempre, Signore Dio, Padre di Dio e Spirito Santo. Amen. Deve concludere la mia visita a Mantova per
della sicurezza di 4 secoli della morte di un gran santo di questa terra, che era San Luigi Gonzaga. Sia lodato il Cristo. Dei cattolici o dei non cattolici.